Gentili amici di cerignolaviva.it, siamo qui per la terza puntata di una chiacchierata con e qui abbiamo l'ospite, l'assessore all'ambiente del comune di Cerignola, l'assessore Leonetti. Innanzitutto buongiorno, buonasera e grazie per averci accolto nel suo ufficio. Buonasera anche a voi, grazie a voi per darmi questa possibilità di poter parlare alla città e ai cittadini. Ecco, assessore, innanzitutto una domanda. Lei è assessore di un tema molto caldo che è l'ambiente, diciamo, soprattutto nel comune di Cerignola. È da 8 mesi. Come essere assessore di questa tematica? Il problema ambientale è un problema molto complesso, dappertutto più o meno, a Cerignola in maniera un po' più particolare per la vastità del territorio che interessa questo comune. E oltretutto, diciamo che a questo tema le precedenti amministrazioni si sono dedicate molto poco e quindi la cosa diventa ancora più complessa di quella che è già di suo. Ecco, lei all'inizio del suo mandato si è subito affrontato una questione molto scottante che è la SIA, il CDA, soprattutto la nomina del nuovo ingegnere che ricordiamo è il San Marchese Centola. Ci spiega un attimo il nuovo CDA, il suo nuovo operato e in che cosa si adopererà adesso la SIA? Allora, noi per tutta la campagna elettorale praticamente abbiamo sempre marcato il fatto che non eravamo soddisfatti della struttura manageriale della SIA, e cioè della società che ha la gestione dei rifiuti e della discarica Forcone Cafiero. E in tal senso ci siamo mossi fin da subito, o meglio, il consorzio, il presidente del consorzio, che è anche il nostro sindaco, l'avvocato Franco Metta, si è mosso fin da subito per modificare, diciamo, i vertici della SIA, intendendo innanzitutto non prevedere più la figura dell'amministratore unico, in quanto non ritenevamo giusto che Scusate, un'azienda della portata della SIA con fatturati milionari fosse gestita unicamente da una sola persona. E poi anche perché non eravamo soddisfatti. E quindi il presidente del consorzio si è attivato sin da subito per modificare il vertice, passare da un amministratore unico ad un consiglio di amministrazione, il quale appunto è formato da due validissimi ingegneri e da un validissimo avvocato. Il presidente è un professore universitario, è l'ingegner Devenuto, Giuseppe Devenuto. E dopo il CDA, ovviamente, era necessaria la figura del direttore generale, cioè colui il quale deve materialmente, operativamente, farsi carico di tutte le problematiche della SIA. Ed è il validissimo professionista, ingegnere, competente, ingegner Michele Centola, che, come ben detto tu, è di San Marco. L'ingegner Centola si è insediato, se non erro, da una decina di giorni più o meno, si è insediato e sta lavorando alacremente in discarica, lavora dalle 8 di mattina alle 8 di sera. Al momento sta cercando di comprendere un po' la situazione generale della discarica e a breve relazionerà al consiglio di amministrazione e poi alla proprietà, cioè il consorzio della SIA, su tutto quello che lui ha riscontrato e soprattutto quali sono le sue idee, diciamo, per migliorare la situazione di SIA e per ottenere di conseguenza un servizio di gestione dei rifiuti più virtuoso. Ecco, infatti, proprio sulla gestione dei rifiuti, praticamente un po' più virtuoso, molti si chiedono quando il comune di Cerignola vorrà adottare la differenziata. Allora, la situazione, per quanto riguarda il nostro programma elettorale, naturalmente noi miriamo alla riduzione dei rifiuti e ad appunto, migliore gestione attraverso la raccolta differenziata. Va da sé che al momento la nostra discarica è in piena emergenza perché, come è noto, l'abbiamo detto più volte, è pressoché esaurita, non abbiamo più, a breve, non avremo più spazio per riporre i nostri rifiuti, quindi al momento noi dobbiamo occuparci essenzialmente di individuare le soluzioni alternative alla nostra discarica, che non sappiamo più dove mettere i rifiuti. Dopo che abbiamo risolto questo problema, che è un problema prioritario, altrimenti non si va da nessuna parte, naturalmente
Il direttore generale ci presenterà al consorzio, alla proprietà, un piano industriale dove naturalmente sarà prevista la raccolta differenziata, dove lui ci spiegherà nel dettaglio come attivare la raccolta differenziata in maniera corretta. Parlando appunto di differenziata, stiamo parlando appunto della raccolta differenziata. Il 30 gennaio invece è un successo della sua amministrazione sull'ambiente, che è stata inaugurata una centrale. Molti si chiedono quando aprirà i battenti. Allora, sì, noi per onestà intellettuale devo affermare che questo centro comunale di raccolta di rifiuti differenziati è partito con la precedente amministrazione, quindi voglio dire ciò che è giusto dire. Noi abbiamo inaugurato il 30 gennaio questa struttura, al momento non è ancora operativa perché questa struttura è in capo attualmente al commissario del Lato, che è sempre il sindaco Franco Metta. A breve questa struttura sarà consegnata dal commissario alla SIA per farla entrare in pieno esercizio. Credo che tempo 10-15 giorni più o meno la centrale, il centro comunale di raccolta dovrebbe essere in piena operatività. A cosa serve? Qual è l'obiettivo? L'obiettivo è che questo punto deve essere il punto di riferimento di tutti i cittadini per portare lì soprattutto rifiuti ingombranti, divani, suppellettili, mobili, quelli che adesso abitualmente in maniera illegittima vengono abbandonati vicino ai cassonetti di rifiuti, e portare lì anche rifiuti differenziati come vetro, carta e plastica. È naturale che io sto già pensando, ma è tutto da coordinare col direttore generale della SIA, sto pensando a formule incentivanti da un punto di vista economico per invogliare, ecco, i cittadini a portare i rifiuti lì presso il centro comunale di raccolta, di modo che si ridurrebbe la quantità di rifiuti depositata nei cassonetti e in tempi rapidi dovremmo avere una città un po' più pulita. Si parlava appunto, mi riconnetto alla sua ultima affermazione, una città un po' più pulita, soprattutto molti chiedono il depuratore, la questione del depuratore, come la questione, se ci vuole dare delucidazioni in merito. Sicuramente voglio dare delucidazioni in merito perché? Perché sulla materia si stanno spendendo troppe parole inutili e falsità, tengo a dirlo. Io tra la miriade di cose che ho trovato qui da dover affrontare in maniera celere e immediata c'era anche quella del depuratore. Me ne sono occupato da subito cercando innanzitutto di capire in che situazione si trova il depuratore, perché presso questo ufficio arrivavano periodicamente attestazioni dell'ARPA che dicevano che le acque che scaricavamo, che uscivano fuori dal depuratore, non erano acque depurate e quindi erano reflui molto pericolosi. Al che io mi sono subito attivato per chiedere spiegazioni alla società che ha in gestione il depuratore, perché non certamente lo gestisce il sindaco né tantomeno io, e quindi all'acquedotto pugliese. Abbiamo chiesto chiarimenti all'acquedotto, il quale non ci ha dato ampie soddisfazioni. E allora al che io mi sono andato oltre e ho innanzitutto convocato gli enti interessati per il domani, che cos'è? Il 19. 19, sì. Domani 19 alle ore 10 io ho convocato l'acquedotto pugliese, la provincia, la regione, l'ARPA di Foggia per sederci intorno ad un tavolo e andare oltre la denuncia, nel senso di capire quali percorsi bisogna pianificare insieme per cercare di risolvere il problema del depuratore. Posso aggiungervi questo, che grazie alle mie sollecitazioni, vi dico, do anche questa notizia, vi dico che il nucleo operativo ecologico dei carabinieri di Bari ha presentato una richiesta di accesso agli atti presso questo ufficio ambiente, prontamente esaudita, abbiamo consegnato tutto. Questo mi fa presupporre che vi sia l'attenzione da parte del NUE per verificare
la situazione reale del nostro depuratore, cioè i problemi impiantistici del nostro depuratore, cioè capire perché abbiamo queste problematiche legate al cattivo smaltimento di acque non depurate, che naturalmente causano il problema dei cattivi odori in città. Sono consapevole, ne patisco anch'io, non è sopportabile più questa diffusione di olezzi insopportabili, però io devo aggiungere questo: il depuratore funziona male almeno dal 2011, da quando io ho cominciato ad occuparmene. Funziona male dal 2011, siamo al 2016 e funziona ancora male, ma dal 2011 al 2016 non ha fatto niente nessuno. Io in 8 mesi di mandato, fra tutte le cose che ho fatto, perlomeno ho acceso un faro molto più luminoso su questo impianto e non ho dubbi che arriverò a soluzione, non ho dubbi che riuscirò a mettere in sesto questo impianto o perlomeno a capire dove sono le responsabilità, perché non è possibile sapere da 5 anni che questo impianto non funziona bene e nessuno si prodiga, nessuno fa nulla per sistemarlo. Ovviamente non è tutto in capo al sindaco e all'assessore all'ambiente, ma ci sono una serie di enti e di gestori dell'impianto che hanno delle responsabilità, voglio dire, molto più onerose da parte per questo impianto. E quindi io sono certo che di risolvere questo problema ci vorrà ancora un po' di tempo, ma sicuramente non sto con le mani in mano. Ecco, lei ha sottolineato negli 8 mesi di mandato abbiamo affrontato varie tematiche, vari temi scottanti che le ho chiesto prima. Soprattutto un ultimo tema che me lo sono riservato come ciliegina della torta, diciamo, ETA Marcegaglia, l'inceneritore. Delucidazioni in merito: è funzionante, non funzionante, sono state un punto della situazione? Anche di questo impianto io ho cercato di capire subito quale fosse la situazione. Va considerato questo, che il carteggio relativo a ETA Marcegaglia è infinito, cioè nel senso c'è una quantità di carte impressionante e quindi non è stato possibile verificare tutto il carteggio. Comunque da quando mi sono insediato io mi giungevano periodicamente delle segnalazioni da parte della società ETA circa cattivi funzionamenti o comunque spegnimenti e accensioni dell'impianto. Allora io ho cercato di comprendere meglio tutto il problema e vi dico questo, e ve lo dico in anteprima, lo sapete adesso voi, Cerignola Viva, siete stati fortunati. Perché? Perché questa mattina ho ottenuto, come già avevo anticipato però durante un consiglio comunale, io ero a conoscenza di una relazione dell'ARPA sulle criticità riscontrate presso l'impianto, criticità serie. Non ero in possesso di questa relazione e comunque io ho fatto richiesta formale alla provincia per ottenere questa documentazione e ho anche chiesto nella richiesta di provvedere ad avanzare la richiesta di riesame dell'AIA, perché è scaduta nel 2015, atteso che ci sono queste criticità da parte dell'ARPA. Ho avuto, ripeto, stamattina ho avuto il carteggio da parte della provincia, ce l'ho qui sotto mano, lo stavo leggendo poco prima che voi veniste, e ho avuto il carteggio e vi dico che ho cominciato a leggere le criticità rappresentate dall'ARPA e la cosa che più importa adesso, diciamo, ai cittadini, poi entrerò nel dettaglio successivamente, è che la provincia ha accettato anche la nostra proposta di revisione dell'AIA. E quindi se si andrà a revisione dell'AIA, come ha chiesto la provincia, perché la competenza è della provincia, se si andrà a revisione dell'AIA andremo a riaprire tutto il fascicolo di ETA Marcegaglia e ho intenzioni di verificare nel dettaglio tutte le questioni relative a questo impianto, perché non ho dubbi che questo impianto sia una piaga per il territorio di Cerignola, perché il nostro territorio è a vocazione agroalimentare e quell'impianto è un impianto mortifero per la nostra terra.
Ho già detto in un'altra intervista che la questione ETA Marcegaglia è stata gestita male sia dall'amministrazione comunale di Cerignola sia dall'amministrazione comunale di Manfredonia, perché da parte nostra c'è stata superficialità, perché chi ci amministrava doveva sapere che questo impianto non può sorgere in una terra e nel territorio di Cerignola, perché non può sorgere, non è un impianto che si ingloba bene, diciamo, nel nostro territorio. E invece da parte dell'amministrazione di Manfredonia c'è stata, diciamo, una sorta di irresponsabilità, perché se è vero che questo impianto nasce, sorge sul territorio di Manfredonia, è altrettanto vero che ce l'hanno messo a confine di Cerignola. E quindi, voglio dire, i presunti danni di questo impianto ricadranno nella quasi totalità sul territorio di Cerignola. Quindi, i passi: revisione dell'AIA, verifica di tutta l'impiantistica insieme all'ARPA, che è l'ente competente per i controlli ambientali e impiantistici sull'inceneritore, e battaglia continua affinché questo inceneritore non entri mai in esercizio, perché noi non vogliamo che entri in esercizio. Perfetto, la ringraziamo, assessore Leonetti. Volevo aggiungere un'altra cosa, se mi consentite, un altro importante tassello, un'altra importante decisione che abbiamo preso con il sindaco. Torno un po' indietro a proposito della discarica Forconi Cafiero, perché abbiamo detto che è pressoché esaurita, ma va aggiunto questo, che c'era già un'autorizzazione integrata ambientale per fare il sesto lotto, e per farmi capire dai cittadini sarebbe il sesto buco da riempire di rifiuti. E con il sindaco abbiamo sposato insieme la decisione forte di non fare più buchi a Cerignola. Siamo andati in regione ad affermare a muso duro che non vogliamo più altri rifiuti a Cerignola, quello che abbiamo promesso in campagna elettorale. Cerignola ha dato tanto, non si può più permettere il territorio di Cerignola di ricevere ancora rifiuti. Noi andremo avanti su questa strada, con il direttore generale della SIA stiamo individuando, la proprietà, il consorzio, sta chiedendo al direttore proposte alternative al sesto buco, al Forcone e Cafiero, perché su questa decisione io, ma soprattutto il sindaco di Cerignola, non torno indietro, perché ciò che si è promesso in campagna elettorale noi lo stiamo mantenendo e lo manterremo. Rifiuti a Cerignola non ne devono arrivare più. Grazie, assessore.